Dal 2014 sono stato coinvolto in un progetto di ricerca finalizzato da INAIL e Istituto Italiano di Tecnologia per la trasformazione di una mano robotica in una protesi. All'età di 16 anni ho subito un infortunio sul lavoro e in questo infortunio ho perso la mano destra. In questi anni ho avuto l'opportunità di utilizzare le protesi tridigitali, però non aveva quelle caratteristiche che mi riportavano a una mano naturale. Io cercavo di fare tutto il possibile con la mano sinistra.